Quest'oggi, su sollecitazione del prefetto di Campobasso, è stato convocato un tavolo in qualche modo di coordinamento a livello regionale, dove appunto sono state coinvolte tutte le forze dell'ordine e le istituzioni. Va detto che per l'emergenza dei profughi provenienti dall'Ucraina, il presidente della regione assumerà appunto le funzioni di delegato per la protezione civile, quindi per tutto il territorio regionale, e spetterà poi al presidente convocare, si sta parlando eventualmente di due tavoli, ciascuno per le province, proprio per coordinare le attività che almeno nei prossimi giorni vedranno coinvolti appunto i territori. Arriverà un primo nucleo di ucraini che verranno ospitati nei sistemi di accoglienza, verranno inseriti nei sistemi di accoglienza che normalmente vengono utilizzati per la rete dei profughi, e chiaramente si farà poi il punto per il futuro, perché il sistema di accoglienza dovrà prevedere anche la formazione per i bambini, si dovrà valutare per i minori non accompagnati quale soluzione offrire, e una cosa voglio dire anche per quanto riguarda coloro che volontariamente intendono ospitare la popolazione proveniente dall'Ucraina. Va detto che al momento è solo esclusivamente su base volontaria, ma chiaramente si è al lavoro per cercare di capire come eventualmente ristorare coloro che sosterranno dei costi, almeno i costi vivi, per ospitare queste persone. Il Comune di Campobasso ha dato piena disponibilità innanzitutto per quanto riguarda le proprie strutture, quindi c'è una verifica per le proprie strutture, sia nell'ambito comunale che nell'ambito dell'ATS, quindi nell'ambito territoriale sociale. E valuteremo anche per il prosieguo appunto una chiamata, quindi una manifestazione di interesse, proprio per raccogliere tutte le proposte che proverranno anche dai privati, e poi cercare di gestire con gli enti che sono sul territorio, la Caritas e la Croce Rossa, anche per attivare quell'assistenza legata appunto al vitto nella fase emergenziale e anche alla fornitura di indumenti e quanto necessario per offrire la migliore accoglienza possibile.